Sono un po' confuso. Come mai il commesso che cerca di vendermi una macchina fotografica mi sta esaltando i megapixel presenti sul sensore, mentre invece il mio amico fotografo antipatico mi sta dicendo che i megapixel non servono a niente? Bene, oggi andremo a fare un po' di chiarezza proprio su questo argomento, andando innanzitutto a cercare di capire che cosa sono i megapixel e a che cosa servono. Successivamente andremo a fare le nostre valutazioni per cercare di capire quanti megapixel ci servono e fino a che punto il marketing delle case produttive ci sta cercando di venderci una fotocamera che costa di più, facendoci credere che più megapixel significhi fotocamera migliore. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi vi parlo di fotografia. Andiamo a esaminare l'immortale questione: quanti megapixel mi servono? È vero che più megapixel significa una fotocamera migliore, delle fotografie migliori? Prima di cominciare voglio invitarvi a iscrivervi al mio canale perché temi di vostro sicuro interesse come questo su cui avete cliccato sono e saranno disponibili sul mio canale con cadenza più o meno regolare. Per questo motivo vi invito a cliccare il bottone iscriviti qui sotto, attivando anche la campanella per non perdere le notifiche. Mettete anche un like a questo video, così mi aiutate con l'algoritmo e mi rendete molto molto felice. Ora, se siete già esperti, vi chiedo anticipatamente di perdonarmi perché la prenderò un po' larga. Dobbiamo infatti andare a cercare di capire che cosa sono i megapixel e a che cosa servono. Nel momento in cui noi osserviamo un'immagine, siamo consci che questa immagine abbia una dimensione, ha delle proporzioni, per cui abbiamo il lato lungo e il lato corto, e ha un'area, una superficie. Ora, questa superficie è composta di pixel. Il pixel è l'unità di misura delle nostre fotografie, per cui la risoluzione, quindi i megapixel, misurano quanto è grande la nostra foto. Fondamentalmente i megapixel ci danno l'area del nostro fotogramma, per cui per esempio se abbiamo 24 megapixel avremo una fotografia che avrà 6.000 pixel di lato lungo per 4.000 pixel di lato corto. 6 per 4, 24, se la matematica non mi inganna, per cui avremo 24 megapixel sul nostro sensore. Ora attenzione, le dimensioni del sensore e la quantità di megapixel sono fattori indipendenti, nel senso che noi possiamo avere un sensore full frame da 12 megapixel, sensore full frame è più grande del sensore APS-C o del micro 4 terzi, ma noi possiamo avere invece un sensore APS-C da 30 megapixel. Per esempio vi faccio per dire, la mia Canon EOS R7, che è un sensore APS-C, ha più megapixel della Canon EOS 6D, quindi abbiamo una fotocamera APS-C con un sensore più piccolo, su cui però ci sono più megapixel rispetto a un sensore full frame che quindi è più grande. Quindi non è detto che un sensore più grande abbia automaticamente più megapixel. Per capire questo concetto dobbiamo prendere in considerazione la densità dei pixel sul nostro sensore. È evidente che un sensore più grande potrà ospitare più megapixel andando a rinunciare a meno qualità, perché su un sensore più grande noi possiamo alloggiare più megapixel senza andare a ridurne la dimensione in maniera estrema. Ovviamente la dimensione di ogni singolo pixel determina poi quanta luce riesce a ricevere e la qualità finale della fotografia. Quindi questo che cosa significa? Che mettere tantissimi megapixel su un sensore piccolo può essere una scelta disastrosa. Mettere tantissimi megapixel su un sensore più grande certamente non gli fa benissimo, però è un po' meno peggio. Ovviamente in tutto questo dovrebbe esserci una misura, cioè non si dovrebbe mai andare a mettere troppi megapixel per il gusto di mettere megapixel. Cioè i megapixel vanno bene e servono, però è inutile andare a metterne troppi, è inutile andare a metterne un numero spropositato, perché ogni megapixel che noi aggiungiamo stiamo rinunciando a un pochino di gamma dinamica, stiamo rinunciando a un pochino di performance con ISO bassi, perché più megapixel mettiamo più piccoli saranno a parità di dimensione di sensore, e quindi più piccoli saranno i pixel meno luce prenderanno, e quindi avremo automaticamente una qualità minore. Il gioco grosso modo è questo. Per questo motivo molti fotografi, anche bravi, tendono a dire che i megapixel sono il male e che con pochissimi megapixel si lavora meglio piuttosto che con tanti. Ma questo è il momento di andare a capire esattamente a cosa servono questi megapixel, e per farlo ho qui il mio piccolo assistente. Questo, come potete vedere, è uno smartphone. Ora, voi dovete sapere che la risoluzione necessaria per visualizzare una fotografia sullo schermo di un iPhone, ultimo modello, questo non è l'ultimo modello, ma fate conto anche che sia l'ultimo modello, la risoluzione minima necessaria per visualizzare correttamente una foto a schermo pieno su uno smartphone è di 2 megapixel. Ok? Per visualizzare correttamente la nostra immagine sul cellulare bastano 2 megapixel. È niente. Sono pochissimi. Non esistono fotocamere da 2 megapixel. Le prime fotocamere che erano state prodotte avevano forse 2,3 megapixel. Io mi ricordo una Nikon che avevo una compattina, una delle prime camere che ho avuto era da 5 megapixel. Quindi stiamo parlando di una fotocamera di
tantissimi anni fa era già sufficiente per visualizzare una fotografia a più che pieno formato su un monitor come questo. Perché? Perché questo monitor è piccolo, per cui bastano pochissimi megapixel per visualizzare correttamente una foto sullo schermo di un cellulare. Per visualizzarla su Instagram, meno ancora, perché poi viene rifilata. Quindi la risoluzione che noi utilizziamo nel 90% dei casi è incredibilmente superiore a quella che in realtà ci serve. L'iPhone produce delle immagini da 12 megapixel, esistono telefoni che le fanno anche da 20, da 60, da 100, per cui noi stiamo buttando via tantissimo spazio, perché stiamo catturando delle immagini giganti che poi andiamo a utilizzare piccole così. Per cui in questo caso la risoluzione non ci serve assolutamente a niente, tutti quei megapixel non ci servono assolutamente a niente. In questo caso io vado a dare ragione all'amico fotografo antipatico che dice che i megapixel non servono a niente, perché dipende dalla nostra destinazione. Il punto è: una fotografia con tanti megapixel è una fotografia che io potrò ingrandire. Se io ho una fotografia con più megapixel, vi è mai capitato di fare tap col pollicino sullo schermo dello smartphone? Ecco che la nostra foto vista sullo smartphone non è più a schermo pieno, ma si ingrandisce, e quindi noi possiamo andare a vedere un dettaglio di quella fotografia, e siccome è a 12 megapixel e non a 2, possiamo fare un ritaglio, possiamo prendere solo la porzione centrale, possiamo prendere una foto orizzontale e prenderne una porzione centrale per fare la storia, e la risoluzione del nostro telefono, i megapixel del nostro telefono ci consentono di farlo. Diversamente, se la nostra foto fosse stata scattata effettivamente a 2 megapixel di risoluzione, qualsiasi ingrandimento noi andassimo a fare risulterebbe in un deterioramento abbastanza evidente della qualità della fotografia stessa. Questo vale anche per il video, ovviamente. Parlo di fotografia, ma valgono le stesse regole anche per il video. Dunque, perché i cellulari, gli smartphone e anche di conseguenza le fotocamere e videocamere hanno una risoluzione maggiore di quella che serve? Intanto proprio per questo motivo, ovvero perché avendo una risoluzione maggiore di quella richiesta dalla piattaforma di destinazione, siamo in grado di fare dei ritagli. Ora, uno che ragiona da professionista potrebbe anche dire: a me questa cosa non serve perché io quando scatto una cosa faccio il frame giusto che mi serve, quindi non ho bisogno di rifilarla dopo. Secondo voi io quando faccio questi contenuti vado a rifilare un dettaglio dopo? No, non lo faccio, ho già fatto l'inquadratura che mi serve. Ma questi device non sono pensati esclusivamente per i professionisti, in particolare lo smartphone è pensato quasi esclusivamente per i profani, e quindi nel momento in cui abbiamo dei device rivolti ai profani andiamo a fare il discorso opposto, andiamo a pensare: la maggior parte delle persone non ha la minima idea di come si compone un'inquadratura, la faranno a caso e poi prenderanno un dettaglio piccolo perché l'hanno scattata con la mano sinistra e vorranno prendere soltanto una porzione, soltanto un segmento. Quindi è per quello che molti apparecchi hanno una risoluzione maggiore di quella che effettivamente serve. Intendiamoci, adesso sto parlando di schermi di telefoni cellulari, perché nel momento in cui io scatto con lo smartphone è difficile che io stampi le foto. Lo posso fare perché 12 megapixel vuol dire la posso stampare anche abbastanza grande e non viene neanche malaccio. Però diciamo che quando uno scatta le foto col telefonino non si sta pensando come prima destinazione alla stampa, si sta pensando come prima destinazione ai social. Ora, sui social la risoluzione è questa qua, la risoluzione è bassa, stiamo parlando dei nostri 2 megapixel, quindi una risoluzione molto bassa, e quindi il nostro telefono sta catturando un formato infinitamente più grande di quello che ci serve, ma lo sta facendo per dare la possibilità alla sciurapina, che non è capace, di fare una fotografia fatta malissimo e poi di ricavare il particolare che le interessava, che magari era quello che voleva ma non era capace di fare l'inquadratura correttamente, ma riesce lo stesso a rifilare la sua immagine e metterla sui social facendo bella figura con tutto il suo quartiere. E per i professionisti? A noi a che cosa servono tutti questi megapixel? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, perché se nel momento in cui andiamo ad acquistare un cellulare, faccio un esempio, andiamo a comprare un iPhone. Quando compriamo un iPhone non è che stiamo a questionare, a dire: no, però aspetta, l'iPhone lo voglio con tot megapixel. No, i megapixel dell'iPhone sono quelli, i megapixel del Samsung sono quelli. Non è che ci sono modelli diversi con i megapixel diversi, sono quelli lì. Tu stai comprando un telefono, non una fotocamera, quindi prendi quello che è e stai pure zitto e muto. Diverso è quando acquisti una fotocamera. Per esempio, io li guardo i megapixel, a me interessano i megapixel perché da professionista so a che cosa servono. Da un lato, io so benissimo che può succedere anche a me, perché magari io sono in velocità, scatto una foto e poi a posteriori il mio cliente mi dice: però tutto quello che c'è intorno non mi serve, prendimi solo la porzione
posizione centrale, quindi a me non piace ritagliare, però a malincuore ogni tanto mi tocca farlo, e se mi tocca farlo preferisco ritagliare una foto da 24 megapixel piuttosto che una da 5, questo è indubbio. C'è anche un altro fattore. A me capita molto spesso di fare fotografia di interni, fotografia di architettura o comunque fotografia di spazi. Ora, come ho già detto in diversi episodi, ve ne linko qualcuno in card, come ho già detto in diversi episodi sulla fotografia di interni e di architettura, nel momento in cui noi scattiamo uno spazio, lo spazio può non essere perfettamente dritto o il nostro punto di ripresa può non essere appropriato, per cui ci ritroviamo con un'immagine con delle linee cadenti e quindi dobbiamo andare a correggerle in post-produzione. Ora, che cosa succede quando noi andiamo a correggere in post-produzione una distorsione a barilotto piuttosto che una distorsione prospettica o qualsiasi altro tipo di distorsione? Che cosa succede? Che perdiamo megapixel. Vi faccio l'esempio più banale del mondo. Abbiamo delle linee che dovrebbero essere dritte e invece sono cadenti, le andiamo a raddrizzare, ma che cosa succede? Che noi raddrizzando queste linee abbiamo perso parte delle informazioni che si trovavano sui lati. Quindi per andare a correggere la nostra immagine abbiamo sacrificato dei megapixel, abbiamo sacrificato un po' della risoluzione della nostra immagine. Ecco che aver scattato a una risoluzione maggiore di quella che mi serviva effettivamente può essere esattamente quello che io volevo. Ecco che nel momento in cui io dico, e l'ho detto molte volte, che a me piace scattare a 30 megapixel e tanti mi hanno giustamente commentato ma perché scatti a 30 megapixel? Tanto poi la metti su Instagram, le piccola così. Sì, è vero, però primo io non la metto solo su Instagram, ci faccio anche altre cose perché magari è per un cliente, magari ha altre finalità e magari serviva grande. Secondo, se io l'avessi scattata a 2 megapixel e poi avessi dovuto fare quella correzione e saremmo andati magari a 1,8 megapixel e non sarebbe più stata sufficiente nemmeno per la risoluzione del cellulare. Quindi i megapixel servono a questo e non solo, i megapixel servono e tanto anche per la post-produzione. Ecco che nel momento in cui noi dobbiamo andare a fare della post-produzione su un'immagine che ha più megapixel, la nostra post-produzione sarà migliore, sarà più agevole. Vuoi per il fatto che una fotocamera con più megapixel di solito, visto che i megapixel sono il gancio principale con cui ci vendono queste diavolerie, di solito una fotocamera con più megapixel è una fotocamera di fascia più alta, quindi è una fotocamera con un corpo migliore, con delle caratteristiche migliori, potenzialmente con un sensore più bello. Quindi quando scatti con tanti megapixel, faccio l'esempio di Canon EOS R5 che mi è capitato di usare, è una fotocamera con un sensore mostruoso, ha troppi megapixel, veramente troppi, è una roba gigante, cioè fa delle foto che sono obese, difficilissime da gestire, però che foto! Cioè sono delle foto con una ricchezza tonale e dinamica incredibile, io sono rimasto sbalordito da quella fotocamera. Come ho già detto nel video recensione che vi linko in card, non ho intenzione di comprarla, non la compro una fotocamera del genere, perché 40, cos'è, 42, 46 megapixel è una follia, sono troppi, ma per chiunque, a meno che tu non debba fare cartelloni pubblicitari giganti, è tantissimo, io non vorrei mai tutti quei megapixel, però i miei 30 megapixel io li voglio, 24/30 è il mio sweet spot, a me piace stare in quel range lì. Per carità, se faccio fotografie da 20 megapixel va bene, però nel momento in cui devo andare a fare degli scontorni, per esempio, faccio un esempio più banale del mondo, io ho fotografato una bella ragazza con i capelli ricci e devo andare a scontornare la ragazza con i capelli ricci, ecco che se sto scontornando una foto da 2 megapixel il mio scontorno viene una schifezza, mentre se sto scontornando una bella foto grossa di una fanciulla con i capelli ricci scattata a 30 megapixel, il mio scontorno viene bene e gli strumenti di fotoritocco mi aiutano, perché con una risoluzione maggiore il computer fa più fatica, questo è vero, però gli strumenti di fotoritocco riescono a capire meglio qual è la differenza tra il soggetto, tra il primo piano e lo sfondo, riescono a fare degli scontorni magari anche in automatico andando a isolare il mio soggetto. Queste sono tutte cose, che progressi tecnologici che non dobbiamo sottovalutare e che ci aiutano, ci vengono incontro, però se noi lo applichiamo a una fotografia con una bella risoluzione abbiamo un certo risultato, se lo applichiamo a una fotografia con una risoluzione bassissima, faccio un esempio, se ci mandano la foto, la stessa foto, la stessa identica foto, se ce la mandano su WhatsApp e ci dicono di scontornarla, facciamo già più fatica perché WhatsApp l'ha compressa, è grande un terzo di quella che era l'originale, quindi facciamo più fatica a scontornare quella stessa foto e il risultato sarà peggiore. Ora, bisogna anche dire una cosa, questo è un contesto già abbastanza professionale, io lo so benissimo che non tutti scontornano belle ragazze con i capelli ricci a casa, ma la maggior parte delle volte si fa semplicemente una foto e la si mette sui social media ed è morta lì. In quel caso
senza nessunissimo timore, io vi dico che 12 megapixel sono perfino troppi. Quindi se state comprando una fotocamera da 100 megapixel pensando di mettere le foto sui social, chiaramente dovete prendere il commesso del vostro negozio di fotografia e dirgli: tu mi stai un po' raggirando, che mi stai vendendo una cosa costosa, perché sarà costosa, che non mi serve a niente. Quello è un discorso. Ben diverso è se dobbiamo stampare grandi formati, perché se dobbiamo stampare grandi formati con 2 megapixel non possiamo farlo, o meglio, dobbiamo ingrandire il nostro formato da 2 megapixel, dobbiamo fare un'interpolazione digitale per ingrandirlo, e quindi stiamo dicendo al nostro computer di andare a indovinare i pixel che mancano e aggiungerli, con una conseguente caduta qualitativa. Avremo un'immagine molto morbida con degli artefatti non particolarmente piacevole alla vista. Ora va anche detta una cosa: nel momento in cui stampiamo un cartellone, un 6x3, vi faccio l'esempio, se stampiamo un formato di 6x3 e noi sappiamo, perché abbiamo studiato storia dell'arte, noi sappiamo che la corretta distanza di osservazione dovrebbe essere almeno di 2 volte il lato lungo. Quindi se un cartellone è da 6 metri, io lo dovrei guardare da 12 metri. Ora la domanda è: da 12 metri io mi rendo conto che l'immagine è morbida? No. Assolutamente no, non me ne rendo conto. Da 12 metri mi sembra perfetta, anche se c'è un'interpolazione di qualche tipo. Non deve essere troppo estrema, ovviamente, perché se abbiamo preso un'immagine grande come un francobollo e l'abbiamo tirata su 6 metri, lì ovviamente poi vengono fuori le schifezze. Ma se abbiamo preso una fotografia da 20 megapixel e l'abbiamo tirata su 6 metri, da 12 metri di distanza la differenza non si dovrebbe quasi percepire. Ovviamente da vicino sì. Quindi se è un cartellone che va nella metropolitana, per esempio, è vero che da 12 metri si vedrà giusto, ma è vero anche che da vicino la gente sulla banchina lo vedrà che è sgranato, quindi dobbiamo stare attenti a questa cosa. Dobbiamo sempre tenere a mente qual è la destinazione finale del nostro lavoro. Fondamentalmente il segreto è questa la cosa da sapere, l'anello mancante, quello che non ti dicono in negozio quando cercano di venderti una fotocamera con tanti megapixel. Non ti chiedono mai a cosa diavolo ti serve, perché se tu sei un fotografo dilettante che si diverte a mettere le sue foto di petti rossi su Instagram, effettivamente ti servirà della strumentazione un po' prestante, e quindi gioco forza ti porterai a casa magari una EOS R7 che un bel po' di megapixel ce li ha. Però se tu vuoi fare quella roba lì, vuoi quelle prestazioni di messa a fuoco, è quello che ti serve, le prestazioni di messa a fuoco, ti becchi automaticamente tanti megapixel. Se tu fotografi dolci a casa, quindi non stai facendo petti rossi in volo, stai facendo dei dolci a casa, una scena statica, a quel punto la macchina prestante a livello di messa a fuoco non ti serve, la macchina veloce non ti serve, una scena statica, è sufficiente una camera anche vecchia, che tanto messa su cavalletto con luce controllata tiri fuori delle immagini eccezionali anche con una camera di 20 anni fa, e a quel punto sarà una camera anche con meno megapixel, e a quel punto è la scelta migliore per te che fotografi solo pancake, perché se devi fotografare un pancake, una fotocamera di 10 anni fa con 18 megapixel, con una messa a fuoco lenta, per te va benissimo. 18 megapixel è pure tanto, vuol dire che per poi metterle solo sui social potrai fare dei ritagli enormi, spropositati, quindi per te va benissimo quella roba lì. Sei un fotografo di architettura? Ecco, io qui ci farei un ragionamento, nel senso che 18 megapixel vanno bene, ma che uso viene fatto poi della tua foto? La devi dare a un architetto? Finisce su una pubblicazione, finisce su una rivista di architettura, finisce su una rivista di arredamento? 18 megapixel sono un po' pochi. E certo, è vero, se una rivista di settore ti dice: che bella foto, posso stamparla, me la dai che la stampo sul doppio paginone centrale? Certo, tu dici: faccio un'interpolazione, te la ingrandisco e ci sta sul doppio paginone centrale. Certo, lo possiamo fare, un'interpolazione del 10% per portare la foto di 18 megapixel a un pelino più di 18 megapixel in modo che la riempia, va bene, si può anche fare. Però è un po' un peccato, perché poi ci sono gli spitinfi che la vedono e dicono: ma non è stampata benissimo rispetto alle altre. Insomma, chi se ne deve accorgere se ne accorge di quelle cose. Chi è tignoso, chi si mette lì a guardare proprio quella cosa lì, magari se ne accorge, ed è un peccato, perché erano sufficienti 2 megapixel in più arrivare a 20 e il paginone centrale lo prendevamo bene. Oltretutto, teniamo anche conto che, come già detto, se stiamo facendo architettura è molto probabile che perderemo qualche pixel, perché dobbiamo andare a raddrizzare le linee, dobbiamo andare magari a rifilare qualcosa, incorniciare qualcosa, magari c'è l'abbondanza di cui tener conto, perché se è una stampa, se è un paginone centrale 3 mm su ogni lato se ne vanno via con l'abbondanza. Sapete che quando andiamo a stampare qualcosa ci sarà sempre un millimetro, un 2 mm, un 3 mm della nostra foto che vengono ritagliati, quindi perdiamo un pochettino di risoluzione perché parte della nostra foto viene tagliata fuori dalla pagina. Questo è un metodo normale di stampa: quando io stampo qualcosa parte della mia immagine deve sbordare fuori dalla pagina, quindi la perdo. Per cui anche
questo è da tenere in considerazione. Stiamo lavorando per un cliente importante, stiamo lavorando per una rivista, per un cliente che stampa o per un cliente comunque che vuole avere delle immagini di un certo tipo perché magari ne farà determinati utilizzi e ce lo specifica magari prima del lavoro. Ecco che i megapixel non ci fanno proprio così schifo. Una precisazione: i megapixel spesso vengono demonizzati per il fatto che più tu aggiungi megapixel a un sensore, più lo stai condizionando, nel senso che le dimensioni del sensore sono quelle. Quindi non è che se aggiungi megapixel il sensore cresce, non è che stai ingigantendo il sensore, no, il sensore è grande sempre uguale, perché i sensori sono quelli, sono fatti così. Quindi nel momento in cui tu aggiungi megapixel vuol dire che stai in qualche maniera sovraccaricando il sensore, deve lavorare di più per catturare tutti quei megapixel, e per farlo lavorare di più, per fargli catturare tutti quei megapixel nello stesso tempo di prima, stai sacrificando qualcosa. Che cosa stai sacrificando? Stai sacrificando la gamma dinamica e stai sacrificando le prestazioni ad alti ISO. Ecco perché esiste sono delle fotocamere o videocamere come per esempio la Sony Alpha 7 S3 che ho avuto il piacere di provare. È una fotocamera con una resa ad alti ISO che è spaventosa, semplicemente spaventosa. Perché? Perché ha solo, si fa per dire, 12 megapixel. Ecco che quindi mantenendo le stesse dimensioni di sensore e mettendogli meno megapixel, abbiamo una qualità nettamente superiore, delle prestazioni ad alti ISO nettamente superiori. Quindi è vero quando l'amico fotografo vi dice che con meno megapixel si lavora meglio, è vero, è verissimo, avremo una qualità di immagine superiore, avremo delle prestazioni ad alti ISO molto superiori. È anche vero che la tecnologia va avanti, per cui noi abbiamo Canon EOS R5 che ha 46 megapixel e io vi assicuro che in termini di gamma dinamica è pressoché identica a Sony Alpha 7 S3, hanno tutte e due circa 15 stop di gamma dinamica e le prestazioni ad alti ISO non sono equiparabili, perché la Sony è più forte, ma non di tanto, non di tantissimo. Comunque anche la Canon EOS R5 se la stracava con le prestazioni ad alto ISO, quindi non è solo quello il fattore. Esistono altri fattori che condizionano questo risultato, esistono altri processi tecnologici interni alla fotocamera che determinano quanto rumore avremo ad alto ISO e quale sarà la gamma dinamica del nostro prodotto finale, quindi non è solo quello. Certo è che avere un sensore da 100 megapixel probabilmente sta andando a sacrificare molta gamma dinamica e molte prestazioni ad alto ISO, questo è sicuro. Se stiamo in un range di tolleranza tra i 20 e i 30 megapixel, secondo me siamo abbastanza tranquilli che sarà comunque una fotocamera di qualità, perché in quel range di solito stanno le fotocamere semiprofessionali e professionali, quindi siamo abbastanza tranquilli che avremo una fotocamera di qualità, stiamo abbastanza tranquilli che le prestazioni dovrebbero essere soddisfacenti su tutta la linea, stiamo anche tranquilli che le prestazioni non saranno prestazioni da social media, saranno prestazioni professionali, saranno prestazioni da stampa, saranno prestazioni da pubblicazione. Quindi nel momento in cui stiamo andando a usare quei megapixel e abbiamo Instagram come target, stiamo sbagliando qualcosa. Non dico che potevamo farla con l'iPhone, perché non voglio arrivare a dire quello, però la risoluzione è molta di più di quella che ci serve e questo significa che stiamo utilizzando molte più risorse per portarci a casa la stessa foto, per post-produrla, quindi il nostro computer farà più fatica, ci metteremo più tempo, e poi per pubblicarla useremo più banda e ci sarà una compressione maggiore perché il file è più grande, quindi dovremo comprimerlo noi prima di caricarlo. Ma allora che cosa bisogna fare? È possibile che sia tutto sempre così complicato? Che cosa diavolo devo fare io per avere una soluzione intermedia? Conoscenza. Sapere le cose è tutto, perché ti permette di fare qualunque cosa tu voglia fare con la consapevolezza necessaria a dire: io so che sto facendo la cosa giusta. E che io abbia una fotocamera da 12 megapixel o una fotocamera da 100 megapixel, io so come la sto usando e so quale sarà il risultato finale o quale dovrebbe essere il risultato finale. Questo mi mette al riparo dalla maggior parte delle grane, e nel momento in cui la mia strumentazione dovesse non essere adatta, so che devo dire al mio cliente: guarda, tu vuoi stampare un 6x3, la mia attrezzatura non va bene, ti propongo un noleggio, facciamo un noleggio di una Hasselblad, andiamo a prendere una fotocamera con un sensore grosso così e andiamo a farti la fotografia che ti serve. Oppure viceversa, guarda, io scatto con una Hasselblad, è inutile che io venga con una Hasselblad, facciamo una cosa, noleggiamo una fotocamera più piccola, che costerà di meno, e io vengo a farti servizio fotografico con quella fotocamera più piccola, che tanto a te servono solamente per il tuo blog di cucina e quindi non c'è bisogno di fare delle fotografie di 12.000 pixel di lato. L'importante, come sempre, è saperlo, perché nel momento in cui io lo so, posso fare le mie considerazioni e prendere le mie decisioni con la consapevolezza di quello che sarà il mio risultato finale. Nel momento in cui io non lo so, sono sempre alla mercé del commesso che mi vuole vendere l'ultimo modello dicendomi che ha più megapixel
E io non ho niente da controbattere perché non ho capito che cosa mi sta vendendo. Fermo restando che poi, come già detto, non è necessario essere dei mega professionisti per volere più megapixel. Magari noi vogliamo semplicemente fare una bella foto di gruppo e poi voler zoomare per vedere in maniera più ravvicinata i volti di tutte quante le persone inquadrate, ed ecco che i megapixel ci servono. Oppure viceversa, magari vogliamo fare della post-produzione, vogliamo scontornare degli oggetti, magari degli oggetti complicati con uno sfondo intricato, ed ecco che avere più megapixel di nuovo ci serve. Quindi dipende molto da quello che dobbiamo fare. A questo punto io non voglio dilungarmi troppo in questo video perché vi ho già detto tutto quello che vi dovevo dire. Vi ricordo soltanto di iscrivervi a questo canale se avete trovato qualcosa di utile, e sono convinto di sì. Vi ricordo anche che un like a questo video può non solo farmi molto molto felice, ma anche aiutarmi con l'algoritmo. E amici, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.